è stato presentato questa mattina nel Comune di Salerno il 33° Congresso Internazionale dell'Associazione Rinnovamento Carismatico Servi di Cristo Vivo di Diritto Pontificio, con Padre Michele Vassallo, che è il presidente internazionale. L'evento si svolgerà il 17 giugno allo Stadio Arechi di Salerno. Giornate che hanno anche un simbolo particolare, che è quello che lei porta al bavero. Sì, adesso questo non è obbligatorio per tutti, però coloro che lo desiderano lo glielo diamo. Il motivo è che in questo stemma è rappresentata la nuova evangelizzazione, nonché il nostro cammino, perché noi proclamiamo la nuova evangelizzazione, perché il Papa partì dall'Italia con questo grido. Ma dove lo spiegò? Fu a Santo Domingo e in Messico, dicendo che è ora di una nuova evangelizzazione, un'evangelizzazione con forza, con entusiasmo, con un nuovo metodo. E normalmente noi abbiamo detto, bene, se il Papa dall'Italia ha lanciato questo grido, vogliamo che sia rappresentato dall'Italia. Ma che cosa si proclama nell'evangelizzazione? Noi diciamo il Kerygma, cioè Cristo morto e risorto, rappresentato dalla croce. E il Papa diceva, bisogna farlo con nuovo entusiasmo, una nuova gioia, un nuovo metodo, che dà lo Spirito Santo. Ed ecco che c'è la colomba. Anche i colori in se stesso hanno un segno. Il verde è la speranza che questa nuova evangelizzazione sia accolta e promulgata. Il rosso rappresenta il sangue di Gesù, che Gesù, spargendo il suo sangue, ci ha salvati. Il bianco della colomba è la semplicità con cui bisognerebbe annunciare questo messaggio d'amore e di salvezza. Per cui abbiamo racchiuso un pochettino tutto il desiderio del Santo Padre, il Papa, in questo piccolo stemma, che diciamo lo stemma della nuova evangelizzazione, nonché dei servi di Cristo Vivo, di cui portiamo il nome come associazione. Ma il Comune ha deciso di affiancare questa iniziativa, che peraltro è il 33° convegno dell'Associazione dei Carismatici, perché il Comune è anche vicino alla fede. E ha voluto, con Padre Michele Vassallo, che è il presidente internazionale di questa associazione, mettere a disposizione lo stadio d'Arechi per questa grande manifestazione internazionale, quindi accogliere nella nostra città fedeli che vengono da tutto il mondo, sicuramente un motivo di grande orgoglio.